Ah, prima di tutto bisogna fare i complimenti ragazzi, perché oggi ho vinto 2-0 contro il Napoli, oggi veramente. Ok, basta fare lì. No ragazzi, oggi 2-0, non ci ferma più nessuno. Non ci ferma più nessuno, quelle partite. Quanto rimpiango Sassuolo, Verona e Bologna. Ah, scusa, pure Fiorentina e Roma. Vabbè, però oggi non fa niente perché tanto ci rimane solo. Niente, rimane la soddisfazione che almeno non abbiamo perso oggi una bella difesa, oggi tutta la difesa, mamma mia. Tutti bene hanno giocato. Parte un po' per Eriksen, non l'ha messo subito, doveva metterlo oggi perché oggi era la sua partita. Oggi ragazzi, posso finalmente dire che l'Inter oggi ha battuto secondo me una delle squadre migliori e più importanti del campionato italiano. Lo posso dire? Sì, lo posso dire, finalmente hanno battuto una squadra forte. Il Napoli, finalmente. E che cazzo ci voleva vincere contro queste squadre? Cioè, che andiamo a vincere 2-0 con Napoli? E andiamo a pareggiare con Verona, Sassuolo. Però comunque ci portiamo a casa 3 punti, secondo te, d'oro. Oggi 3 punti, ma proprio oggi non 3 punti d'argento. Vabbè, no, si fa per di. Oggi proprio 3 punti d'oro. Oggi dobbiamo. Oh, io ho fatto. Devo fare un quadro? Devo fare un quadro che l'appendo. Che l'Inter ha battuto 2-0. 2-0 in Napoli. Devo fare un quadro perché forse non succederà più. Però, crediamoci. E ragazzi, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Niente. Oggi Conte ha fatto. Sono stato contento perché oggi è stato davvero allenatore. Oggi ha saputo come gestire la squadra. I primi 3 cambi mi sono piaciuti quelli che ha fatto, anche la formazione mi è piaciuta, no? Come sempre al solito. Quindi penso che adesso non ci sono più errori, si vedono che si sono visti i miglioramenti anche contro la Roma, nonostante però non avevamo pareggiato. Comunque c'erano un po' di azioni belle che abbiamo fatto, avevamo pure attaccato, avevamo concluso pure. Solo che però poi c'erano stati dei vari fuorigiochi, delle varie punizioni. Però secondo me con il 2-2 contro la Roma non ci doveva stare perché doveva vincere l'Inter. Secondo me avevamo vinto 2-1. Però va bene lo stesso. Perché oggi andiamo a vincere una partita in casa molto importante che ci serve per il nostro futuro e per il nostro anno, prossimo anno per la lotta a scudetto. Io spero solo una cosa, che almeno vinciamo lo scudetto l'anno prossimo e magari anche la Coppa Italia. Io chiedo a Conte solo quello per l'anno prossimo. La Champions League è difficile perché se dovessi dedicarti solo a quello è molto difficile, però. Cioè, dovresti avere due squadre praticamente. Scusate ragazzi, sono un po' stanco. Dovresti avere due squadre per giocarti campionato, un po' tutte quelle competizioni. Devi avere 11 e 11, devi avere 22 giocatori. E 11 e 11. Però pure se mette, no, diciamo le riserve buone ce l'ha. Speriamo il calciomercato, quello che ha fatto, sia degno, perché comunque abbiamo comprato Hakimi, che è un ottimo rinforzo, secondo me sulla fascia destra molto buono, uno dei migliori terzini al mondo. Sono contento per quell'acquisto. Poi se ne è parlato anche molto ancora di James Rodriguez, che potrebbe essere vicino all'Inter e sarebbe un grande colpo a centrocampo, soprattutto per l'Inter. Però deve saperlo gestire bene a Messi Rodriguez. Se Conte lo vuole, dovesse venire all'Inter. Perché già Eriksen non lo sta facendo molto giocare. Non so che cosa sta succedendo. Però piano piano Eriksen si sta facendo. Anche perché contro il Genoa, secondo me, ha fatto una grande prestazione. Ha toccato molto più palloni rispetto al solito alle altre partite. Però speriamo bene. Non c'è niente, ci portiamo a casa 3 punti, andiamo secondi, ritorniamo secondi a 79 punti. Occhio all'Atalanta che domenica ma vinci, dobbiamo vincere contro l'Atalanta. E non voglio scuse, non voglio scusandi, voglio che concludiamo la stagione al secondo posto. Voglio che concludiamo la stagione al secondo posto. Poi raga, veramente l'Inter poteva vincere il campionato quest'anno e anche la Coppa Italia. Secondo me almeno queste due competizioni Conte se le poteva portare a casa. Però va bene così, non voglio neanche dare tanto la colpa a Conte perché sono un po'. Perché di solito si deve dare
anche la colpa ai giocatori, perché lui magari si sgola, fa tanto per allenare questa squadra, poi magari i calciatori suoi non vanno, tipo, che ne so, quando fai quelle delle cagate soprattutto al centrocampo, perché noi tutti quelli acquisti che vuole fare, N'Golo Kanté, James Rodriguez, Vidal, e poi penso farà altri colpi al centrocampo, Milinkovic-Savic, sono tutti colpi che a noi ci servirebbero, non tutti, almeno qualcheduno, almeno un altro, almeno altre due. Magari se tipo c'è N'Golo Kanté e Vidal, io spero quei due. N'Golo Kanté è difficile, però non è difficilissimo prenderlo, perché comunque ha bisbigliato un po' N'Golo Kanté con Lampard, perché non lo vuole più, mi sa, N'Golo Kanté. Guarda, è un altro sogno, oltre a Messi, che tanto Messi dicono tutti, Messi viene all'Inter, Messi viene all'Inter, sicuro parametro zero, sì. Voglio vedere dove cacciano tutti quei 50 milioni di stipendio. Voglio vedere dove li cacciano. Voglio vedere dove cacciano tutti quei soldi. E raga, oggi, ripeto, oggi sono strafelice per la vittoria, perché ci siamo riscattati per la Coppa Italia. Anche se non è niente, però almeno è una soddisfazione, perché dopo quel brutto pareggio 1-1, oggi ci siamo riscattati, un bel 2-0, 3 punti d'oro. Forza ragazzi, vinciamo con l'Atalanta e concludiamo almeno il campionato, almeno secondi. E sarebbe una bella stagione, secondo posto. E chiedo un'altra cosa, Conte, mo pare che la squadra sta andando, non è più scusanti, cerca di far giocare più Eriksen. Se stai magari vedendo questo video, magari a caso ti ritrovi a casa, trovi magari, l'Inter ha vinto 2-0, poi scriverò. Se vedi, magari ascolta quello che ti dico. È un Lo so che tu c'hai le idee chiare, perché tu sei l'allenatore e non dovresti prendere consigli da nessuno, perché quelle sono le tue idee. Se tu decidi di fare quella è una cosa e sono le tue idee, e quello l'ho capito. Però cerca di far giocare un po' di più Eriksen. Digli qualcosa. Anche Lautaro, per esempio, ci ha giocato bene. Digli qualcosa, Lautaro. Anche Eriksen, please, please. Te lo chiedo per favore. Ti chiedo per favore, l'anno prossimo facci un poco divertire. Facci un poco divertire. Facci divertire. Ci devi far divertire l'anno prossimo. Niente, raga. Oggi, ripeto, sono strafelice per i 3 punti. E niente. Ci vediamo con il prossimo video domenico. Magari se arriva qualche bomba di notizie di calciomercato e facciamo il video. Niente. Ci vediamo per la prossima partita dell'Inter. Ciao ragazzi, e forza Inter per domenica contro l'Atalanta.